Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Maurizio Landini, parliamo di economia se vuole, perché poi torniamo a questa analisi secondo cui uno se sta male va a finire peggio, no? E il 2024 sarà un anno molto difficile, ha detto lei, perché? Beh, provi a parlare in questi giorni con i lavoratori e le lavoratrici dell'Ilva, che rischiano di veder saltato il proprio posto. Provi a parlare con quelli che sono precari e che non arrivavano alla fine del mese prima e che non arrivano alla fine del mese poi. E quindi è un anno molto difficile perché paghiamo gli errori e le scelte sbagliate che in questo anno il governo ha fatto. Però io la interrompo subito, 500.000 posti di lavoro in più, come vi spiega? Guardi che i numeri in sé non dicono nulla, bisogna vedere la qualità di quell'occupazione lì. Perché se io conto i contratti a termine, se conto i part-time involontari, se conto che è aumentata l'occupazione perché adesso c'è stata una stagionalità più alta del turismo, se conto per il fatto che abbiamo ancora gli effetti del 110, in realtà la prospettiva che abbiamo davanti noi sono domande di cassa integrazione, sono settori che sono in difficoltà. Il super bonus. Certo. Allora, perché bisogna guardare la qualità, cioè quando la Banca d'Italia questi giorni ci indica che la povertà è aumentata e che la ricchezza in mano pochi è cresciuta, vuol dire che sono aumentate le diseguaglianze ed è aumentato il numero di persone che pur lavorando è povero perché non arriva alla fine del mese. Allora, questi problemi qui non sono stati affrontati, anzi, le politiche, le scelte che anche questo governo ha fatto non hanno fatto altro che tassare ancora di più quelli che lavorano, i pensionati, e non sono andati a prendere i soldi dove sono. Beh, però guardi, e stanno aumentando le diseguaglianze. 49 e 50, e qualcosa sul fronte del fisco è stato fatto. Intanto hanno confermato il taglio sul cuneo fiscale, certo serviranno altri 15 miliardi per vederlo di nuovo confermato, e poi la riforma dell'IRPEF, hanno fatto tre aliquote, dura un anno ma qualcuno ci guadagna, guardi, 4 euro in più al mese per chi guadagna 15.000, 5 euro in più per chi guadagna 20.000, 20 euro per chi ne guadagna 35.000. Sì, 4 euro in più al mese lordi, che guadagno è, quando l'inflazione e i prezzi sono aumentati molto di più. Perché non va a vedere quanto sono aumentati i prezzi? Perché non fa vedere quanto sono aumentati i profitti? Perché andiamo a vedere quelle cose lì. E l'inflazione però sta calando, almeno si sta frenando. Sta frenando per chi? I prezzi che sono aumentati mica li hanno abbassati. L'aumento della benzina, l'aumento del gas. L'inflazione è un aumento, sì, se frena l'aumento non è che torna indietro. Appunto, i prezzi non sono tornati indietro. Quindi, e i salari si sono abbassati perché non stanno aumentando. Questa è l'altra grande questione, l'aumento dei salari. No, insisto su questo punto, non si può essere poveri lavorando. Quando succede questo vuol dire che c'è un sistema sbagliato che non funziona, che va cambiato. E l'aumento dei salari, che vuol dire redistribuzione della ricchezza, è un elemento centrale, uno dei punti che noi poniamo. Sì, però ci sono 10 milioni di lavoratori che sono con contratto scaduto. Allora, pubblici e privati, quindi c'è il problema di aumentare questi salari immediatamente, questa è l'emergenza che abbiamo di fronte. C'è anche il problema di avere dei soldi in cassa, direbbe il governo, e quindi siccome l'Italia spende tutto quello che spende in pensioni e sanità, il governo ha frenato la spesa sanitaria e è intervenuto sulle pensioni. Guardi il cartello 45, sono state tagliate la rivalutazione delle pensioni. Prendiamo un assegno da 1.800 euro netti al mese. Con l'intervento del governo in due anni avranno 580 euro in meno. Se prendiamo un assegno alto, 2.700, con l'intervento del governo prenderanno 2.800 euro in meno in due anni. Sì, hanno fatto cassa sui poveri, hanno tagliato il reddito di cittadinanza, hanno tagliato le pensioni, non stanno aumentando i salari e non sono andati a colpire dove c'era, hanno fatto i condoni fiscali, non stanno combattendo l'evasione fiscale, non stanno aumentando la tassazione sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. Siamo un paese dove è più alta la tassazione sulle pensioni e sul lavoro dipendente che non sulle rendite finanziarie, che non sulle rendite immobiliari. Capisce che così non si va da nessuna parte, si va a sbattere? Ma in più i giovani sono precari. Perché l'altro tema è che i giovani se ne stanno andando dal nostro paese, vanno via, perché il livello di sfruttamento e di precarietà che c'è non gli offre un futuro. Ma almeno ci aiuterà il nuovo patto di stabilità. Hanno firmato un patto di stabilità più morbido rispetto a quello che c'era. L'Italia purtroppo non ha svolto nessun ruolo.
E noi come sindacato europeo abbiamo manifestato per la prima volta in Europa per dire che bisognava uscire dall'austerità e modificare questo patto di stabilità che sta reintroducendo dei vincoli. Noi in Europa, come in Italia, abbiamo bisogno di fare investimenti per creare lavoro, abbiamo bisogno di fare investimenti per rafforzare la sanità. No, quel patto può essere cambiato. E come da questo punto di vista? Ci sono riusciti mentre lo rivisitavano, come fanno a riuscirci ora? Hanno pure detto no al MES. No, appunto, è un elemento di perdita di credibilità totale. È un elemento di perdita di credibilità totale. Abbiamo fatto vedere che non stiamo agli ordini dell'Europa. No, quella è una mossa puramente elettorale per continuare a raccontare delle balle, mentre in Europa non stai svolgendo nessun ruolo, perché se vuoi svolgere un ruolo serio in Europa, ad esempio, devi cominciare a combatterla l'evasione fiscale, devi cominciare a ridurre il tuo debito pubblico, non perché cacci via dei soldi, ma perché vai a prendere i soldi dove sono e perché cambi questa situazione. Ecco la lotta all'evasione, dice lei. Una lotta all'evasione e una riforma fiscale vera. Quella che hanno fatto è una presa in giro. Ridurre le aliquote aiuta chi ha i redditi più alti, non chi ha i redditi più bassi. Perché è meno proporzionata in un rispetto paese, a quanto la guadagni. Nostra Costituzione, guardi che non è un caso che la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere progressivo e che ognuno deve pagare in base alla capacità contributiva che ha. Questa è democrazia. Quando si mette in discussione questa cosa, si mette in discussione la democrazia. Questo governo qui in 12 mesi ha fatto 13 condoni fiscali. Vuol dire che stai dicendo che sono coglioni quelli che pagano le tasse e quelli che non le pagano gli aiuti. Allora, lei non allora è, questa lei non logica qui non è accettabile. Lei non ha ascoltato la conferenza stampa di Giorgia Meloni di inizio anno, doveva essere di fine anno. Guardi i dubbi che sono venuti, mi dica quale dubbio sposa, poi so che ha degli impegni quindi la lascio andare. Guardate questo cartello, i dubbi che sono stati posti sulle affermazioni di Giorgia Meloni. Allora, lei ha detto non sono state alzate le tasse e poi nei giornali esce fuori che sono salite accise, benzina e tabacchi, IVA di alcuni prodotti, alcune tasse case, sono state ridotte le imposte con tagli alla spesa, poi invece viene fuori che era in deficit, la manovra ha migliorato le pensioni per i giovani, qua non le chiedo neanche perché si è già espresso, gli extra profitti e le banche, un'operazione win-win, cioè sempre vincente. E poi c'è la riforma istituzionale, non tocca i poteri del Quirinale, mai chiesto le dimissioni di indagati, MES mai collegata al patto di stabilità, ma se lei fosse stato un giornalista, cosa avrebbe domandato a quella conferenza stampa? Avrei chiesto le cose di cui non hanno parlato, avrei chiesto perché si stanno allungando le liste d'attesa, avrei chiesto perché i giovani se ne vanno dal nostro paese, perché continuano ad avere una precarietà senza fine, perché non stanno aumentando i salari, perché non combattono l'evasione fiscale. Cioè avrei discusso e avrei chiesto conto di come sta le persone, non delle storie che lì gli hanno raccontato, se stava bene lei, cosa aveva fatto, dove era andata, cosa stava facendo. Il problema è come sta questo paese, il problema è ascoltare le persone. Quando io prima sentivo la democrazia a rischio, quando metà dei cittadini italiani pensa che andare a votare non serve più a niente, bisogna porsi il problema che questi non hanno più fiducia in nessuno perché non si sentono ascoltati da nessuno. Allora il problema della democrazia è ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno, non pensare al potere per il potere e a te che sei lì che pensi di essere Gesù Cristo. Non funziona così il mondo. Grazie, capisci? Maurizio Andini, benvenuto Antonio Caprarica. Grazie.